Oltre 1000 agenti coinvolti e rigidissime misure di sicurezza per l'arrivo di Barack Obama nella capitale. Da ieri mattina la questura di Roma, infatti, sta lavorando sull'allerta in tutta la città. Autorità cinofile e artificieri hanno già bonificato e chiuso al traffico le strade adiacenti a Villa Taverna, residenza dell'ambasciatore americano John Phillips, dove Barack Obama soggiornerà durante la sua visita italiana. Un giovedì ricco di impegni per il capo di Stato, che con la sua delegazione verrà scortato per la capitale da 26 auto blindate e 8 moto. La mobilità cittadina, dunque, verrà messa a dura prova, soprattutto nei luoghi di transito del corteo presidenziale. Strade chiuse, zone rosse, divieti di sosta e blocchi mobili a seconda degli spostamenti del presidente. Off limits anche il Colosseo, unica visita turistica di Obama, che rimarrà chiuso ai visitatori e agli ambulanti tutto il giorno, con conseguente bonifica da parte delle forze dell'ordine di tutta l'area circostante, da via Labicana fino ai fori imperiali. Intanto, alle 21:20 di ieri sera, tutte le attenzioni erano rivolte all'imminente atterraggio dell'Air Force One all'aeroporto Leonardo da Vinci di Fiumicino, dove il presidente Barack Obama è arrivato con mezz'ora di ritardo rispetto alle previsioni.